arrivata un'altra vittoria dell'Alba Calcio, 2-0 come era finita all'Emilio Roella l'andata. Mister, come ha visto questa partita? Forse potrei ripetere un po' quello che ho detto domenica dopo la partita dell'andata, insomma. Cioè, l'unica differenza è che questa volta abbiamo preso gol all'inizio, dopo 5 minuti credo, e uno alla fine. Non so se era l'85esimo o l'88esimo, però in mezzo, nel mezzo ho visto comunque una squadra in crescita, una squadra che ha cercato di fare la partita, ha cercato di, insomma, di giocare. Secondo me abbiamo anche giocato abbastanza bene, purtroppo in questo momento abbiamo qualche problema nel creare situazioni pericolose, nel fare gol, nel creare, diciamo, pericoli agli avversari, quindi dobbiamo lavorare in quella direzione lì. Però rispetto, abbiamo avuto una settimana anche un po' particolare, con, insomma, l'amichevole non bene, che c'è un pochettino, però la risposta ai ragazzi me l'ha data. Noi dobbiamo pensare al campionato, l'obiettivo è quello, per cui credo che abbiamo, posso dire che oggi ho avuto anche delle indicazioni positive anche su alcuni singoli, perché siamo ancora nella fase, diciamo, di, non dico precampionato, però di costruzione, di avere delle certezze poi definitive. Quindi, insomma, al di là dei risultati delle due partite, ho visto delle cose buone, calcolando che noi sicuramente non dovremo fare il campionato che farà l'Alba Calcio, per cui insomma, ripartiamo con serenità e ci prepariamo alla prima di campionato domenica. Quindi, voltata la pagina della Coppa Italia, si parte con il campionato, prossima settimana tornate a giocare in casa, che partita sarà quella, mister? Beh, ormai è un classico del nostro campionato, perché è 3 anni che il calendario non cambia, quindi la prima partita sarà in casa col Dronero, e quindi già inizieremo con un test importante, perché la Pro comunque è una squadra forte, una squadra di categoria, una società importante, un mister preparato. E quindi sarà un bel test dove cercheremo di prepararci, di dare qualcosina in più che in queste due partite è un pochettino mancato, e poi vedremo cosa succederà nel percorso che andremo a fare quest'anno. Grazie mister per la disponibilità e in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera.